tutti, dopo solo 17 giorni di attesa è arrivato l'ordine che ho fatto da pesca all'occasione. E ora lo apriremo insieme. Questi sono tutti cartoni protettivi e questa è la merce. Procediamo con l'apertura. Ed ecco qui, un mulinello, il Sara 3000, che dopo vedremo da vicino, dei piombi che avevo ordinato. Della colla per bigattino. Qui dentro ci dovrebbero essere i galleggianti. Eccoli qua. Ecco il risultato. Avevo ordinato dei piombini, però purtroppo ne manca una confezione, quindi sarò costretto a ricontattare il venditore. Avevo ordinato un po' di galleggianti per provarli e questi erano quelli ordinati. Questi qua invece sono stati sostituiti con altri galleggianti simili, purtroppo. Idem per la colla per bigattini, avevo ordinato della colla di un altro marchio e invece è arrivata questa. Nel mulinello. Un Sara 3000 a frizione anteriore. Un attimino, io purtroppo devo spostare la levetta dall'altro lato. Lo scatolo, lo facciamo girare un pochino per far lubrificare tutti i cuscinetti. Che dire, come potete vedere è un mulinello molto fluido, anche se comunque rimane un mulinello da fascia medio-bassa, ma a mio avviso da utilizzare a bolognese è un buon mulinello. La frizione sembra molto sensibile.
anche molto fluida, quindi è un mulinello che consiglio magari a chi vuole cominciare o comunque a chi pratica delle pesche che non sono molto gravose sulla frizione. E infine è rimasto il piatto. È un piatto della Colpo. All'interno qui troviamo le varie riduzioni. Questo piatto può essere montato sui nuovi piedi da 36 fino ai piedi da 25. E dall'altro lato ha la predisposizione per aggiungere un piede delle regolabile che ci permette di dare sostegno al nostro piatto nel caso in cui dovessimo andare a appoggiare qualcosa di pesante. Si inserisce qui. Si stringe. Come potete vedere, qui abbiamo una boccola filettata dove si potrà inserire magari un braccio dove poggiare il guadino oppure degli accessori vari. Allora ragazzi, che dire, sono molto contento del piatto perché lo aspettavo da tanto tempo e anche dal mulinello perché mi mancava un mulinello da montare sotto la mia 8 metri. E detto ciò, non mi rimane che ricontattare il venditore e vedere di recuperare almeno l'ultimo prodotto mancante. Ciao!